più forte della pioggia, più forte della mostruosa regolarità di David Ferrer. Il quinto trionfo romano di Rafael Nadal è meritato, perché figlio di una settimana in cui il re della terra battuta ha saputo anche soffrire. Del resto le pressioni erano tutte su di lui, specialmente dopo l'eliminazione di Roger Federer al secondo turno e di Novak Djokovic ai quarti di finale. Rimaneva solo lui, Nadal, e non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione. Neanche quando si è trovato di fronte in semifinale il talento di Ernest Gulbis, regolato poi in tre set, neanche quando si è dovuto rimboccare le maniche per sedare l'esplosività fisica di David Ferrer, ancora su di giri dopo aver ridotto allo stremo in semifinale Fernando Verdasco. Il 7-5-6-2 della finale ha sancito un verdetto per certi versi atteso. Il numero uno sul rosso è ancora lui, Nadal, e al numeroso pubblico del foro, che anche nell'atto finale si è presentato in massa sul nuovo centrale, questo verdetto piace molto.